Buongiorno. Il libro di cui vorrei parlarvi oggi è di Valerio Varesi, Il fiume delle nebbie, del 2003, io l'ho in formato digitale. Valerio Varesi è uno scrittore elegante e rude allo stesso tempo, è avvolgente e aspro. Per i cugini francesi è uno dei migliori scrittori del mondo e io delle volte non sono d'accordo con loro, soprattutto se parliamo di formaggi e di vini. Però invece lo sono per quello che riguarda, in questo caso, l'autore Valerio Varesi. Anche per me è davvero uno degli scrittori migliori del mondo, proprio per la sua eleganza. Il fiume delle nebbie è una storia di rancori. Rancore è una parola che deriva da rancido, per cui questo ci fa capire che è qualcosa che viene da lontano e che poi non è stato metabolizzato. C'è il commissario Soneri, uno dei personaggi storici di Varesi, c'è il Po' in piena e c'è così tanta atmosfera che mentre leggi a volte ti sembra veramente di avere le mani umide per la nebbia. Questo è un romanzo che mi ha coinvolto e mi ha trasmesso sentimenti davvero molto forti, turbolenti, che devo ancora indagare del tutto. E quello che più mi ha conquistato, ancora di più della storia e dei personaggi, è proprio la voce narrante di Varesi. La voce dello scrittore che cos'è? È quell'energia impalpabile, pure indiscutibile, che ti colpisce, ti elettrizza e ti attacca letteralmente il libro alle mani. Ecco, potrei suggerirvi di leggere il romanzo, un romanzo, ma in realtà preferisco veramente dirvi leggete Varesi, perché se siete lettori sarà una gioia, se siete scrittori imparerete qualcosa.